Il grande dibattito a livello nazionale ma anche regionale sul problema dei vaccini, vaccini sì, vaccini no. Non si tratta di due modi di pensare, di una contrapposizione limitata a questo, ma si tratta di un problema molto più serio, perché in base ai dati proprio degli ultimi mesi, ad esempio, c'è stato un picco di ricoveri in ospedale per quanto riguarda il morbillo. Pensate, ben 200 ricoveri per complicazioni da morbillo. Questi sono dati certamente preoccupanti, che dimostrano come una determinata campagna anti-vaccini abbia influenzato sulle persone, non tanto sulla convinzione che il vaccino non serve, ma sull'insorgere di un dubbio nella testa delle persone, in particolare dei genitori chiamati a vaccinare i propri figli, comunque legittimamente preoccupati per gli effetti dei vaccini stessi. In questa puntata di In Cronaca abbiamo messo a confronto due pareri certamente importanti: un parere pro vaccino, quello della dottoressa Carla Granchè, del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Pescara, e quello di Rossana Liberato Scioli dell'associazione Comilva, il Comitato per il Libero Vaccino. Li mettiamo a confronto e poi, come siamo sempre noi abituati, sarete voi a trarre le vostre conclusioni. È stata una delle regioni che ha pagato lo scotto di questa malattia che viene spesso sottovalutata, ma in realtà non va sottovalutata, soprattutto per le complicanze, anche se devo dire che un problema di epidemia di morbillo, diciamo, è stata presente un pochino in tutta Italia. In Abruzzo ha pagato uno scotto importante, e questo chiaramente dovuto sicuramente, io direi, alle basse coperture, perché negli ultimi anni noi abbiamo gradualmente abbassato la copertura per il morbillo, la rosolia e la parotite, che ripeto viene fatta con un'unica iniezione, ma in realtà proteggiamo i nostri bambini contro tre temibili malattie. E ecco, quello che volevo dire è proprio il fatto che noi siamo un po' felici dei risultati, ecco, vogliamo rassicurare le mamme e i papà abruzzesi, perché è vero che questa epidemia ci ha fatto pagare uno scotto, che sono state delle complicanze e ricoveri in ospedale sia per gli adulti che per i bambini, però è pur vero che ha creato uno stato di maggiore sensibilità da parte dei genitori che hanno accompagnato i loro figli e si sono vaccinati. E io vorrei solo dire questo, che da quando è cominciata questa epidemia a fine gennaio, ecco, inizio febbraio fino adesso, e i nostri centri vaccinali sono stati frequentati da moltissime persone, moltissimi accessi. Abbiamo vaccinato oltre 2.500 bambini e adulti per il morbillo. E posso dire senz'altro che queste 2.500 vaccinazioni non hanno portato nessuna complicanza degna di nota. Mentre posso dire con altrettanta verità che i casi di morbillo, che invece abbiamo avuto di malattia, hanno portato ricoveri e complicanze in bambini e adulti. I dati segnalati, il numero di persone segnalate colpite da morbillo, da analisi clinica, sono 138. Questo è l'ultimo dato rilasciato proprio dall'Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 23 maggio.
Esiste un aggiornamento settimanale perché c'è un sistema di sorveglianza proprio per il morbillo che viene appunto attuato, si chiama SPES ed è partito nel 2000, quindi in realtà prima del 2000 molti dati non erano neanche disponibili, quindi è anche un po' difficile fare il raffronto, dire adesso ce ne sono di più, prima di meno, perché adesso c'è un sistema informatizzato di controllo e segnalazione, prima no. Questo è un primo dato da mettere in evidenza. Il secondo è che se andiamo a guardare le coperture vaccinali, per esempio della nostra regione, in realtà non è una regione dove si vaccina poco, si vaccina molto in Abruzzo. E addirittura per quanto riguarda il morbillo, se non sbaglio, la copertura è attorno all'80%, 80% del vaccino morbillo, parotite e rosolia, perché ricordiamo che una trivalente purtroppo singolo non esiste. Mentre ci sono per esempio zone in Italia dove si vaccina molto meno. Mi viene in mente l'esempio di Bolzano, dove addirittura si vaccina con questo MPR, siamo attorno al 68%, è la provincia italiana dove si vaccina di meno con questo vaccino. Eppure non è che ci sono epidemie o chissà quali pandemie, quindi probabilmente non c'è un legame diretto, o perlomeno non può essere soltanto univoco, probabilmente vanno esaminati diversi fattori. C'è poi da dire un fatto importante, che vaccinarsi in realtà non vuol dire automaticamente immunizzarsi. C'è una piccola percentuale di popolazione, che qualcuno dice oscilla attorno al 5%, qualcuno addirittura arriva anche fino al 10%, che pur vaccinandosi non produce anticorpi per quella malattia. Quindi di fatto queste persone sono uguali, identiche a chi non si vaccina. Però non c'è un controllo in questo senso, quindi noi non sappiamo quante persone nella coorte di vaccinati sono non responder. Però è una cosa da tenere in considerazione. L'importanza della campagna di vaccinazione in questo paese, per uno come me che è appena passato la soglia del mezzo secolo, che si ricorda il famoso vaccino del vaiolo, sì, con i segni ancora evidenti sul braccio, ad oggi quanti risultati sono stati ottenuti, ricordando che ci sono diverse malattie che sono estinte praticamente grazie a questa campagna di vaccinazione? Una di quelle è proprio quella che lei ha nominato, perché noi abbiamo eradicato il vaiolo, non c'è più, non circola più il virus del vaiolo, quindi la malattia è eradicata. Non vorremmo eradicare tante altre malattie, vorremmo che alcune di queste non sentirle più, come una difterite, come una pertosse, come una polio, come un morbillo. Sono tutte debellabili, sono anche malattie che noi possiamo debellare se noi riusciamo ad interrompere la trasmissione di virus o batteri a seconda della malattia, e questo lo possiamo fare solo con le coperture. Ormai è un dato scientifico, bisogna avere il 95% di copertura vaccinale perché si blocchi la trasmissione di virus o batteri nella popolazione, e questo è l'unico motivo per cui poi riusciamo a debellare la malattia. 40 dosi, 12 vaccini prima dei 6 anni, 53 dosi, 14 vaccini prima dei 18 anni. Recita così un pamphlet del Comilva, il Comitato per la scelta della libera vaccinazione. Siamo con il delegato Abruzzo, Rossana Liberato Scioli. Ecco, quali sono le ragioni che vi spingono ad avere una posizione, se vogliamo, anche un po' critica rispetto all'obbligatorietà dei vaccini? La nostra associazione difende la libertà di scelta, che è un diritto fondamentale, sia sancito dalla nostra Costituzione, ma anche dai diritti universali dell'uomo, sancito dalle stesse Nazioni Unite. E quindi la nostra linea è quella di favorire e difendere la libertà di scelta. Che cosa non vi convince della campagna di vaccinazione, almeno come è oggi in Italia? Diciamo che più che altro, soprattutto dopo gli ultimi proclami della ministra, i vari comunicati stampa che ci sono stati in questi giorni, l'idea di mettere 12 vaccini obbligatori è
veramente pazzesca, in quanto in nessun paese europeo esistono obblighi di questo tipo. Addirittura nella maggior parte dei paesi europei, anche quelli a cui guardiamo sempre perché diciamo hanno un welfare, una sanità che funziona, come la Svezia, la Norvegia, lì non esiste nessun obbligo vaccinale. Qualcuno ribatte sì, ma lì si vaccinano. Bene, anche da noi si vaccinano in realtà. Anche se sono poche, ma ci sono comunque delle situazioni di eventi avversi, così vengono definiti, da vaccino. Hanno comunque paura e sono preoccupati. Come si può tranquillizzarli? Ma io li tranquillizzerei con molto semplicemente. Per quanto nel campo dei vaccini c'è una sorveglianza, un'attenzione così forte, non solo all'efficacia del vaccino che diventa un dato importante, ma anche la sicurezza del vaccino. Per cui ci sono dei sistemi di sorveglianza per eventi avversi che nessun altro farmaco ha sul vaccino. Ci sono delle quadri precisi che controindicano i vaccini o se il bambino ha particolari situazioni cliniche, addirittura viene vaccinato in ambiente protetto. Noi abbiamo a cuore quei bambini e quindi chiaramente mai vorremmo sottoporli a un rischio in più di quello necessario e dovuto. Chiaramente è chiaro che anche il genitore che deve capire che il problema dei vaccini è che noi vacciniamo dei bambini sani in linea di massima, per cui siccome c'è uno stato di salute ottimale, abbiamo un atteggiamento diverso rispetto a quello che abbiamo con l'antibiotico che lo andiamo a dare a un bambino che invece c'ha la febbre e che sta male. Quindi cosa dire? Che chiaramente il vaccino ha pochissimi effetti collaterali, però pur sempre è un farmaco che ha quei rischi che sono rischi misurati, piccolissimi, a cui il genitore si deve preparare, con il discorso poi però che ha a suo vantaggio veramente una prevenzione duratura per moltissime malattie molto gravi. La vaccinazione è appunto un intervento sanitario che può comportare dei rischi e non è che lo diciamo noi, ci sono dei dati che parlano chiari. In Italia esistono circa 630 danneggiati da vaccino. Ci sono delle sentenze giuridiche che lo riconoscono, passate in giudicato. E anche in Abruzzo ne abbiamo diversi, ce ne sono circa una ventina, ed esistono anche morti da vaccino. Sempre in Abruzzo, se vogliamo rimanere sul locale, il CONDAV rilasciò tempo fa dei dati e sono circa una decina anche i morti nella nostra regione da vaccino. Parliamo di dati riconosciuti dallo stesso Stato italiano, che appunto attraverso un procedimento giuridico, analisi tecniche di periti, medico, scientifici eccetera eccetera, alla fine vengono emanate queste sentenze. Decessi avvenuti nel corso di quanto tempo? Nell'ultimo anno o negli anni passati? No, negli anni passati, diciamo che nell'ultimo anno non so, perché poi i tempi legislativi in realtà sono lunghi, anche per avere riconoscimenti di sentenze passano anni, quindi in realtà le famiglie di danneggiati, la prima difficoltà che incontrano è proprio questa, avere una tutela giuridica, perché comunque è impegnativo intraprendere un riconoscimento di questo tipo, non è semplice. Quindi questo dato è ancora più importante perché probabilmente è anche sottostimato. Non tutti hanno la possibilità economica di affrontare questo genere di percorso. Riguardo alle ragioni poste avanti da chi è contro i vaccini, ad esempio si potrebbe parlare anche di nel dettaglio, però dopo entriamo troppo nel tecnico, però ecco un elemento che crea molte polemiche, molta inquietudine, la presenza ad esempio di metalli pesanti nelle soluzioni adottate per questi vaccini. Io direi che oggi come oggi sono fandonie, ecco, e quindi tutto sommato io spererei che queste persone rivedono un pochino delle posizioni, perché
Non è così, i vaccini oggi sono molto selezionati, sono per arrivare a mettere in campo un vaccino nuovo, ci vogliono 20 anni. Io vorrei sapere qual è il farmaco che diciamo mette tutto questo tempo. Infatti, se devo dire la mia, io dico che speriamo che si continui a studiare sui vaccini, perché i vaccini sono una branca molto particolare, non hanno moltissime aziende che se ne occupano e questi studi sono molto anche costosi e vogliono anche molto impegno. Contrariamente, faccio un esempio il più banale, che è quello degli antibiotici, in cui è molto più, diciamo, questa produzione è molto più semplice, non è costretta negli stessi canali in cui invece è costretto un vaccino, che tra il pensarlo e metterlo in atto e poi trovare il vaccino giusto, il vaccino che sia sicuro, ma non deve essere solo sicuro, deve essere anche efficace, eccetera, eccetera, lo vediamo quanti anni ci sono venuti per mettere in campo questo eccezionale vaccino, che è quello per il meningo B, dove ci sono voluti anni. Oggi i bambini nati nel 2017 avranno la gratuità del meningo B e cominciano questo percorso. Mi stupiscono queste dichiarazioni, onestamente, perché mi chiedo sempre: ma su che cosa sono basate? Sulla propaganda? Sullo sparare i numeri a caso? Se noi prendiamo i dati, che sono l'evidenza scientifica, sono uguali per me, sono uguali per loro, sono uguali per tutti, e soprattutto sono dati pubblici a cui ogni cittadino deve accedere, perché un cittadino che si vuole informare su questo argomento è necessario che acceda ai dati che sono pubblici. Esiste Epicentro, che sarebbe il sito dove è possibile rintracciare tutto questo genere di dati, esiste la farmacovigilanza, che però, guarda caso, dal 2000, gli ultimi dati sono fino al 2013, dal 2014 in poi la farmacovigilanza non trasmette dati. Quindi su che cosa si basano questi signori per dire che i vaccini sono sicuri se non ci sono dati? Lo stesso fatto che prima i vaccini presentavano come adiuvante il mercurio e adesso non ce l'hanno più, ma per esempio hanno soltanto piccole tracce dovute alle fasi di lavorazione, già questo indica come, se chi li ha prodotti ha comunque optato per questa scelta per levare il mercurio, che è comunque definito neurotossico, vuol dire che probabilmente una questione di sicurezza c'era. E allora giustamente l'industria farmaceutica, ci prendiamo forse il merito? Noi come associazioni? Può essere, non lo so, se grazie a noi che comunque vigiliamo sempre sulla sicurezza dei vaccini, forse abbiamo sollecitato l'industria farmaceutica a fare vaccini più sicuri. In questo momento è vero che non c'è più mercurio, però abbiamo l'alluminio. L'alluminio è comunque un elemento neurotossico, va ad accumulo. E noi non sappiamo quanto un neonato possa avere alluminio nel proprio organismo senza poi avere dei problemi. Faceva riferimento al decreto Lorenzin, è chiaro che il governo prova a fronteggiare l'emergenza da un certo punto di vista mettendo in campo dei provvedimenti che a qualcuno possono sembrare anche esagerati, la radiazione per i medici che sono contrari ai vaccini, piuttosto che addirittura mettere in dubbio la patria potestà per quei genitori che così non vogliono far vaccinare i propri figli. È un decreto giusto, è un decreto esagerato dal suo punto di vista? Questo decreto mi sembra giusto a completamento di altre diciamo iniziative che il governo ha preso e che ci ha dato chiari segnali,
come è stato il piano della prevenzione, poi il piano nazionale vaccini e poi nei livelli essenziali d'assistenza tutto il piano vaccini. Quindi questo significa che il governo era già orientato a riportare i vaccini nella giusta considerazione, e questo non per moda né per altro, ma perché ci stiamo rendendo conto che stanno ricircolando malattie come la polio in Europa, ma casi importati anche in Italia, pertosse, difterite, malattie di cui avevamo perso la traccia stanno ritornando in Italia, epidemie come questa del morbillo. Noi l'anno scorso non abbiamo avuto casi di morbillo. L'anno scorso non ci sono stati, oggi abbiamo avuto oltre 200 casi di ricoveri nella regione Abruzzo, e quindi che significa che sta ritornando questa situazione. Ma quello che voleva, che vuole fare questo decreto, secondo me, è codificare quello che noi per anni come operatori di sanità pubblica abbiamo dovuto cercare di comunicare all'utenza, che il fatto di dire obbligatorio o molto raccomandato da un punto di vista scientifico, da un punto di vista dell'output, cioè del risultato, era lo stesso. Non è che la difterite e la polio erano di legge e gli altri due, l'emofilo e la pertosse, erano meno importanti. A me questa cosa ha lasciato molto stupita. Il primo motivo è che in Italia ci sono situazioni di medici che hanno veramente commesso cose ben più gravi, eppure l'ordine dei medici non li ha radiati. Onestamente mi viene da pensare che forse ci sono pressioni di altro tipo in questo senso, e mediatiche, forse riuscire a ottenere, di convogliare le persone da un certo punto di vista, non so, probabilmente, perché altrimenti io non me lo spiego come sia possibile che un ordine di medici radi un medico che non ha mai avuto solleciti, richiami, mai nessun genere di problema, e magari chi invece è stato condannato per aver preso mazzette da case farmaceutiche o altro, non succede niente. È una cosa alquanto strana. Poi voglio specificare un'altra cosa, perché questa cosa è necessaria che passi. La radiazione di un medico dall'albo non vuol dire che quel medico non può esercitare più, vuol dire che non è un iter giuridico al momento, è soltanto l'ordine dei medici. In realtà rappresenta un ordine che però non ha valore come se fosse un tribunale, quindi poi la questione ovviamente seguirà il suo procedimento nei tribunali che sono lì apposta. Ecco, lei so che è madre di una giovane madre, questo elemento del rischio di poter perdere la patria potestà fa un po' tremare i polsi. Guardi, in realtà anche in passato la nostra associazione si è misurata con questo genere di spauracchio, perché prima del decreto 355 del Presidente della Repubblica i genitori venivano spesso chiamati davanti al Tribunale dei Minori. Però la tendenza ovviamente non è che il Tribunale dei Minori leva la patria potestà a caso, cioè un giudice ovviamente, se è un bambino, è tutelato, non è un bambino che vive in condizioni di disagio familiari, non è che toglie la patria potestà di solito, questo ce lo spieghiamo tutti, insomma, poi c'è la ragionevolezza delle situazioni. Quindi secondo me è più uno spauracchio che viene utilizzato in questo momento. Si è anche dovuto prendere atto che, nonostante tutto, alcuni fenomeni diventavano insistenti, e uno fra questi non è tanto la politica dell'antivaccinatore, perché in fondo gli antivaccinatori convinti ne sono pochi, ne sono pochissimi, e sono di nicchia, di tipo culturale, legato poi anche a una visione generale, no, sulla medicina, di solito medicina naturalista. Un'altra cosa,
Invece una grande fetta di persone, diciamo, che hanno più che altro la caratteristica che noi oggi nel campo della sanità pubblica definiamo excitancy, l'esitazione, cioè il ritardare, il fatto di concedersi per un fatto psicologico, una dire sì, è cosa buona vaccinare, li vaccinerò, vabbè, aspetto, perché in fondo il timore spesso ha il sopravvento rispetto alla decisione di andare a vaccinare, per cui si rimanda. Le vaccinazioni non sono il diavolo in persona, ma bisogna avere la possibilità di essere consapevoli di ciò che si fa. Questo in sostanza il senso del vostro agire. Esatto. Soprattutto le vaccinazioni devono essere sicure, perché al momento non abbiamo dati di farmacovigilanza che ce lo dimostrino. Sappiamo che nei vaccini c'è per esempio alluminio, e l'alluminio è neurotossico, non lo diciamo noi, è stato anche dichiarato dalle più importanti agenzie del mondo come la FDA in America e anche l'EMA in Europa. Quindi quello che chiediamo è che ci sia sicurezza in questo ambito. I bambini, prima di essere vaccinati, cioè, hanno bisogno di un'anamnesi specifica. Si possono fare delle analisi per vedere se ci sono delle mutazioni genetiche che favoriscono poi l'insorgenza di reazioni avverse. E questo è quello che chiediamo. Poi c'è un'altra cosa importantissima da dire. In Italia esistono ben due leggi sui danni da vaccino. E troppo spesso questo viene taciuto. La 210 è una legge importantissima perché appunto permette di riconoscere i danni da vaccino. Così come è importante che i medici che li somministrano facciano le relazioni di farmacovigilanza nel momento in cui ci sono reazioni avverse. Le reazioni avverse vanno segnalate per legge. Un medico che non le segnala in realtà non sta facendo il suo dovere. In passato la non segnalazione rappresentava anche aveva anche una sanzione amministrativa. Dal momento in cui questa sanzione amministrativa è stata tolta, le segnalazioni ovviamente rimangono al buon cuore del medico che ci si trova di fronte. Un'ultima battuta, lei ha vaccinato suo figlio? No, i miei figli non sono vaccinati, in realtà potrei avvalermi anche della legge sulla privacy. E noi come operatori speriamo che questo sia solo un inizio per avere una comunicazione sempre più chiara alla luce del sole con il genitore, con la persona, e far capire che sono loro che dovranno rendersi conto che quella è la scelta migliore.